è una libertà esteriore? Sì, è una libertà esteriore. E la libertà interiore che fine ha fatto? Beh, fine ha fatto, il concetto è questo: in casa tua puoi leggere tutti i libri che vuoi, ascoltare la musica che vuoi, puoi anche fumare, fuori no, e puoi pregare il Dio che vuoi, dentro il tempio del tuo cuore, in casa tua e poi da un paio di secoli anche fuori. Nel senso che ti puoi praticare ogni religione possibile e immaginabile. Ma l'uomo integrale te lo scorda. La differenza che c'è, quando si è giovani non lo si capisce, la differenza che c'è fra il blocco del mondo antico e noi è questo, che noi abbiamo dei concetti che loro non avevano. Il concetto di privacy, abbiamo il concetto di libertà individuale. Abbiamo il concetto di differenza fra interno ed esterno, mentre invece il mondo antico, che pure è il nostro mondo, perché noi di lì veniamo, il mondo antico ha in mente un uomo meno alienato. La minore alienazione dell'uomo era pagata con la maggiore alienazione fra gli uomini, certamente. C'era la differenza fra il libero e il non libero, c'era la differenza fra l'uomo e la donna. E certo, noi quelle differenze lentissimamente le togliamo, però più le togliamo, più aumentano le differenze che attraversano ciascuno di noi tra la nostra sfera interiore, che per carità, se uno è capace di averla, è sempre libera, e la dimensione esteriore che è sempre meno libera, è sempre più soggetta al controllo, è sempre più soggetta a logiche di necessità che si moltiplicano continuamente da quando abbiamo inventato la ruota un po', e certamente da quando abbiamo inventato l'elettronica un po'. Ecco. Questo è pensiero del razionalismo, è quello dentro il quale viviamo. Pensiero dialettico ha molte più pretese, molte più. Pensiero dialettico pensa veramente all'uscita della libertà dal cuore dell'uomo verso l'esterno con l'obiettivo di fare del mondo esterno il regno della libertà, cioè di togliere l'alienazione. Non di fare del mondo esterno il luogo in cui eserciti una semi-libertà. Questo in vari modi, Fichte in un certo modo, Hegel in un altro. Hegel, per la precisione, non parla di eliminazione dell'alienazione, ma di consapevolezza dell'alienazione. In quella consapevolezza c'è un gradino di libertà infinitamente superiore. Marx invece parla di eliminazione della reificazione sicuramente, e attraverso l'eliminazione della reificazione e la trasformazione della società in un sistema cooperativo, insomma, anche una bella riduzione del tasso di alienazione, e certamente nella sua testa il comunismo era una dimensione di libertà. Che poi le cose siano andate esattamente all'opposto è tutta un'altra storia. È un'altra storia alla quale appunto il liberalismo ha risposto. Hai visto cosa succede a volere troppo? Non porti a casa nulla. Vuoi la libertà integrale e porti a casa la dittatura integrale. Ma questo, ripeto, è un livello di discorso che in questo momento non mi interessa. Terzo livello di discorso, terza grande tradizione dell'età moderna, il pensiero negativo. Il pensiero negativo è Nietzsche. E qui, molto, oltre che il già nominato Jung, e qui facile. La libertà è la distruzione. La libertà è fare a pezzi le strutture categoriali, le strutture immaginative, le strutture logiche che ci ingabbiano da sempre.
fare a pezzi l'idea del dovere. Ma attenzione, non perché si marina la scuola. Questa è robetta, cioè sono i sotterfugi, le piccole eccezioni che confermano la regola. No, bisogna far fuori la regola. L'idea che al mondo ci si sta con delle regole, che è una volontà di potenza dei deboli, e accettare finalmente la verità di questo mondo, cioè la volontà di potenza, e basta, non dei forti, di tutti. Libertà è la piena manifestazione della volontà di potenza, che poi è la volontà di vivere. Voi direte, ma che accidenti può voler dire questo? Non lo sappiamo perché non ha una traduzione politica, ovviamente. Traduzione politica. Certamente ha una traduzione negativa, cioè che cosa non voglia, che cosa vuol dire in negativo lo sappiamo. Vuol dire lotta al filisteismo, lotta alla borghesia. Metà del Novecento si nutre di questo, eh? Fino a dai futuristi, che lo sapessero o no, ai surrealisti, ai dadaisti, fino ai filosofi critici francesi, Foucault e Derrida, bene o male ci si ispira a quest'idea che la libertà è una fioritura illimitata, che sconfigge, nega, decostruisce, smonta tutti gli apparati che hanno voluto incanalare, incasellare, guidare, governare, neutralizzare la libertà naturale dell'uomo. C'è anche un elemento, Nietzsche odiava i romantici, quasi, ma c'è un fortissimo elemento romantico, romantico tedesco. Ora, perché vi dico questo? Cosa c'entra la vita in tutto ciò? Beh, è sempre una questione di vita. Quando si dice libertà, si dice come vuoi vivere? Che cosa vuoi dalla vita? Vuoi sicurezza? Vuoi forza? Vuoi, parola chiave, fiorire? Sono cose diverse. Se vuoi sicurezza, ti costruisci la tua gabbia, te la tieni, può essere una gabbia dorata, può essere una gabbia ragionevole, può essere una gabbia umanizzata, può essere una gabbia grande, dove ci si sta anche bene. Non è quasi mai così, ma insomma, potrebbe esserlo. Vuoi. Attenzione, dentro la gabbia c'è l'automatismo, perché la gabbia ha questa caratteristica, che ogni volta c'è un'invenzione nuova, molto spesso per agevolarti la vita, per aiutarti, per sostituirti in una qualche fatica. Così hai più tempo libero. Ed è una nuova tecnologia, ed è una nuova forma di controllo, perché tu non devi dar fastidio agli altri, e le tue bizzarrie devono diventare sempre più un fatto privato. E questo è un modello che è il nostro, ci siamo dentro. E lo chiamiamo mondo libero, perché ci sono cose anche molto peggiori in questo mondo, ovviamente. Ovviamente c'è anche molto di peggio, non dimentichiamo. Però dentro questo mondo libero spesso ci sentiamo, come dire, in gabbia. Poi c'è la fioritura. Cioè quando uno viene la primavera e senti che il sangue ti corre nelle vene e stai crescendo. E tu sei auctoritas a te stesso. Aumenti te stesso e impari e parli, ascolti, ami e vuoi
vuoi continuare a fare, e vuoi continuare a esistere in questo modo, no? Questo modo di principio, dove tu sei principio a te stesso. È difficile, non dura sempre, però lo puoi fare. E poi c'è il modo politico. La libertà politica, come la intendeva Arendt, per cui la libertà della sicurezza, la libertà della fioritura e la libertà è la libertà dello scarto rispetto all'automatismo, che poi tradotto vuol dire rivoluzione. Non tutte le rivoluzioni sono uno scarto. Ad esempio, il marxismo è riuscito nella grande impresa di pensare alla rivoluzione come una necessità. Ecco, a un certo punto, deve capitare. Ecco. Ma in generale la rivoluzione è uno scatto, cioè qualcosa di inatteso. Inatteso, capita qualcosa che spezza l'ordinato andamento delle cose. L'ordinato andamento delle cose in realtà non è mai, se è davvero ordinato non si spezza e non c'è bisogno di spezzarlo. Ma il punto è che l'andamento delle cose non è mai ordinato, non è mai stato ordinato nella storia e non lo è mai. E quindi i motivi per spezzarlo spesso ci sono. In ogni caso, l'idea che l'automatismo è il nostro nemico, e che è il nemico della nostra libertà, e che quello che noi possiamo fare, vedete che non ho detto dobbiamo, quello che possiamo fare è mettere al mondo qualche cosa di nuovo. Questa idea, è l'idea della libertà che io questa volta provo. Io non sono un arentiano, ma da questo, qui in realtà Arendt sta adoperando concetti più forti di lei. Appunto, concetti heideggeriani, la libertà è l'evento, è l'irruzione. La libertà è l'irruzione. E soprattutto la libertà è collettività. Se ci pensate, noi oggi di collettività sostanzialmente non ne abbiamo. Di eventi. Allora, di eventi ne abbiamo fin troppi da un certo punto di vista, ma non sono mai eventi spontanei, sono sempre eventi che nascono dall'accumularsi di automatismi. Anche i peggiori, anche i più brutti, i più gravi, la guerra, non sono delle grandi decisioni. Ci si arriva, ed l'elemento veramente diabolico e drammatico è questo, che non si sa perché mai ci si sia arrivati. E non si sa come si possa fermare. È quella che Clausewitz chiamava la ascesa agli estremi. Si ascende agli estremi. Guardate, ci abbiamo fatto due guerre mondiali con queste cose qui. Si comincia e poi si va avanti come due arieti che cozzano gli uni contro gli altri finché uno dei due non crolla. Ecco, questa non è libertà. Anche se i due arieti non sono uguali fra di loro, ce n'è uno peggiore dell'altro, diciamo così, questa non è libertà. Libertà è un concetto critico. È un concetto che serve a non accettare il presente. E non a progettare, che è una parola ambigua che nasconde la logica del dominio. Libertà è un concetto critico che serve a immaginare un mondo diverso, che non sarà mai un mondo dove nei fiumi scorre latte e miele. Perché quello è il paradiso e la terra non è il paradiso. Però può essere un mondo migliore.
è un concetto critico, è uno dei più bei concetti nella nostra storia occidentale. Contiene energia, dà energia. Tanto più dà energia, quanto più viene utilizzato in modo imprudente. Quando si è vecchi si deve essere prudenti, ma quando si parla di libertà, la libertà è bene che sia imprudente. Deve essere una libertà coraggiosa.